giochi che lasciano il segno. Holy crap, bitch, tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il quarto episodio del mio walkthrough di Monster & Company, l'isola dello spavento. Allora, sto facendo questo video il 14 ottobre e in teoria mi ero ripromesso di non fare video in questi giorni fino al 17 perché ho da studiare tutti i giorni, l'ho detto in un video credo, oppure no. Comunque, mi ero ripreso di non fare video, però ho visto che la quantità di studio che avevo oggi è inferiore a quella che mi aspettavo, sicché ne approfitto per fare un video, quello che sto facendo adesso. Volevo anche dirvi che questo video lo sto facendo tipo mezz'ora prima di portare le Turtle Beach a riparare, ovvero l'ultima possibilità, l'ultima speranza che, di cui avevo parlato nell'update della webcam live, delle cuffie provvisorie. Quindi farò questo video e dopo andrò a portare le cuffie e a ritirare anche il computer di mio papà. Poi magari potrei fare il video di hospice ma tenendo l'audio della mia macchina fotografica, poi vedrò. Comunque in questo quarto episodio del mio walkthrough di Monster & Company l'isola spavento vorrei cercare di prendere le medaglie d'argento e di bronzo o di 2 o di 3 livelli, vorrei farne di 2. Allora abbiamo tutta la meno, potete vedere. Allora avevo, mi manca un nervo e 2 monete. Ah, ma ci metterò pochissimo, potrei fare anche tutti i livelli. Vedete che i trampolini hanno preso forma. Prendendo questo prendiamo anche la nona moneta e schiaccia il nemico, ragazzi. Questo muori schifo, ah no. Quello era quello che ho colpito prima. Tum tum. Dun dun dun. Vedo che vi sta piacendo abbastanza questa serie. Adesso il primo episodio ha fatto 15 like e sono molto contento. Il secondo episodio ho visto che ne aveva 4. Oh, ho guadagnato anche una vita. Ne aveva 4, poi magari adesso salgono. Comunque prendiamo questa moneta, prendiamo la medaglia d'argento, veniamo riteletrasportati sulla terraferma, che è un'isoletta. Non salviamo. Prendendo le 10 medaglie compare l'ultimo nervo per prendere la medaglia d'oro. Quindi io direi di sbrigarmi. Ok, devo prendere anche il nervo, l'ultimo nervo e la medaglia d'ovo, d'ovo massiccio. Io direi anche di farmi una piccola scorta di melme. Allora, giriamo la visuale. Aspettate che non riesco a salire. Perfetto. Allora, cerchio, quadrato, cerchio, adesso non fosse triangolo. Oh, niente, di non essere finito di vedere triangolo. Sì, eccolo qui, il mio amico triangolo. E X alla fine. Ancora messa medaglia d'ovo. La medaglia d'oro è d'oro, appunto, un giallino e ha dei denti più lunghi. Non salviamo e direi di fare Quick to Scare Island, che dovrebbe bastare per risparmiare più tempo. Vedete, in 3 minuti ho già fatto un livello, sì che verrebbe fuori un episodio cortissimo. Quindi adesso rientriamo e facciamo vediamo, sì, le ho prese tutte, facciamo la città. Qui mi mancano 2 nervi, mi pare, o uno solo. Credo 2, credo. Vediamo. Mi mancano una moneta e 2 nervi, ok. Allora, intanto sono sicuramente qua dentro. Ok, facciamo scorta di melma rossa che non fa mai male. Te muori, schifoso. Ok, altra melma rossa. Risaliamo qui sopra in maniera molto veloce. Sto sentendo l'audio solo su una cuffia, raga. Allora, andiamo avanti, facendo attenzione a non cadere possibilmente, perché io sono molto spericolato. Quella membra rossa là non la prendo, va. Prendo solo quelle che sono sul mio cammino. Ok, allora qui c'era un trampolino, eccolo qui. E vediamo che c'è una moneta che ci dà la medaglia d'argento. E se non mi sbaglio punta anche il secondo nervo di quelli che ci mancano. Quindi prendiamo lui. Perfetto. Triangolo. Cerchio. Avevo premuto quadrato, merda. Triangolo. Triangle. Quadrato mi si dice, aspettate. Square. Non vorrei dire una cazzata. Da qui adesso io direi di fare la strada più corta. Direi di buttarmi qui direttamente e prendere la melma, va. È già un'altra. No, no, fare. Ecco. La corona sonora è qualcosa di epico. Dovrebbe essere qui. Perfetto, ultimo nervo. Vedete, ci ho messo quasi 5 minuti. Quindi non avrebbe avuto senso fare solo 2 livelli. Penso di farli tutti.
E praticamente mentre questo video si monterà, io andrò a portare le cuffie e prendere il computer, mi laverò e finirò di studiare quello che mi manca. Ok, non salviamo, perfetto, già era già su no, quindi facciamo Quick to Scale Island e facciamo il mercato. Raga, non è che sto facendo con la più fretta possibile, normale, assolutamente. Cioè, voglio mostrarvi che ho molta fluidità a giocare a questo gioco, anche se non ci vuole un cacchio, comunque. Ok, allora, vediamo qui cosa ci manca. Due nervi? Ah no, tre nervi e quattro monete. Qui si fa più impegnativa la cosa, allora. Andiamo qui sopra. Oh, eccole qui molte medaglie, perfetto. Ho già un nervo. E, ok, due... quadrato, triangolo e cerchio. Sì, pensavo cerchio, io ho indovinato. Un sacchetto in testa. Quindi saliamo qui. No, merda, ho fatto una cazzata, aspettate. Ah, non mi danno niente. Voglio salire qui sopra, perfetto. Una vita e un altro nervo. Ok, triangolo, cerchio. Che poi, ragazzi, tra l'altro mi sono ricordato di una cosa. Una delle monete che mi manca non era da prendere con il trampolino, ma l'ho dimenticata da qualche parte. Fatemi vedere se la trovo. Aspettate. L'ho dimenticata da qualche parte. Oh, merda. Mi ha fallito il doppio salto. Qui era, mi pare. No, qui c'è un doppio... Che cazzo? Ah sì, da qua si deve salire. Non devo fare quel giro lì. Dov'è? Aspettate, l'ho dimenticata da qualche parte. Cazzo, non mi ricordo più. Ah, qui mi si bugga tutto. Dov'è, cazzo? Ah, eccola lì, credo. Eccola qui. Beh, dai. Non importa, perché mi sono avvicinato all'ultimo nervo. Quindi una cosa positiva, vedete? L'ultimo nervo è qui, sì che in teoria io mi sono avvicinato. Perché da qui adesso io procedo in questa direzione. Quindi non è successo niente, non ho perso tempo. Lì non so cosa c'era, ma non me ne frega un cazzo. Scendiamo. Il nervo è qui. Sì che ci fa fare la strada più lunga. Dov'è? Eccolo lì, ve l'ho nascosto. Andiamo a prenderlo. Ah, stava anche scappando sto stronzo. Quadrato, avevo voluto triangolo. Cerchio, triangolo, triangle and circle. Perfetto. Ah no, quadrato si dice box. Per esempio Xbox 360, la X, il quadrato di box e il cerchio di 360. Quindi facciamo, prendiamo questa scatola di snack e facciamo Quick to Scale Island. E io direi di prendere anche le medaglie d'argento e di ovo del parco cittadino, che dovrebbe essere un peletto più lungo, perché vi ricordate che vi ho detto che non avevo preso neanche una medaglia e neanche una moneta, perché sono da prendere tutte con... ah sì, la camminata figa. Perché sono da prendere tutte quante con appunto il trampolino, schifoso bastardo. Qui ho fatto l'epic fade del castello di sabbia, scusate ancora. Vi giuro che su un altro livello ci sono le scatole di cibo che spuntano dal castello. È un livello dell'oasi, merda, di quella merda. Perfetto, mi sono aggrappato. Entrando qui dentro, ragazzi, guardate cosa succede. Si carica, c'è un altro caricamento, come se fosse un altro livello. E infatti c'è anche una camminata da livello. Allora, avete visto che c'era Randall? Cos'è che fa Randall? Ci butta questi barili. Adesso li vedrete. Eccoli qui. Ci butta questi barili che non possiamo colpire, ma solo saltare. Ed è per questo che dicevo che questo livello è più lungo, proprio perché ci sono i barili e poi ci sono le monete. Ok, vediamo di metterci meno tempo possibile. Dovrei essere quasi arrivato. Ecco, sono arrivato ormai. Non mi importa della meme che ho saltato. Eccolo qui. Sentite la risata di Randall e poi diventa invisibile grazie al suo potere da camaleonte mutante. Allora, cosa abbiamo qui? Vedete quel nervo? Cioè, c'era un nervo, però... Allora, c'era un nervo e lui appena arriviamo qua, lui scappa qui.
ma non sono riuscito a mostrarvelo perché è scappato subito. Allora, vedete questo percorso? È identico a quello della gara con Randall. L'ho detto Randall, sì, mi sono accorto adesso che ho sbagliato. Mi ha dato il sistema dello schermo? Ok, l'ho mosso il mouse. E devo prendere le monete. Dai, dai, questa è la più difficile. Oh, che culo, perfetto. E moneta d'argento. Ok, ho soffiato sul microfono, scusate. Ok, no. Allora, ci mancano due nervi. Uno è lui, che era quello che è scappato subito dopo che siamo arrivati in quella zona. Ah, due cerchi. Quadrato. E l'altro verrà fuori non appena spaventiamo questo. Triangolo. Scusate, cazzata. Viene fuori dopo la medaglia d'argento, ma viene fuori soltanto se noi scendiamo per di qui. Vedete, c'è il caricamento un'altra volta, come se fosse un altro livello, come ho detto prima. E eccolo qui dov'è. Sicché noi adesso andiamo per di... Dai, dove cazzo siamo? Ah sì, siamo abbastanza vicini. Beh, ma neanche tanto. Questi edifici rotti con queste porte mi ricordano Paperino, tipo da dove entravano le scope nei livelli paurosi, quelli del terzo mondo. Comunque, non scappare. No, merda, 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 merda. Sì, t'ho preso, schifoso bastardo. Immaginate se casco. Non dovrebbe essere possibile. Comunque, ragazzi, io adesso... Anzi no, lasciate perdere, va. Una cosa non importante, scusate. Comunque, in meno di 12 minuti, senza contare la intro, abbiamo preso tutte le medaglie. Quindi ho di fare Quick to Scare Island, come le ultime tre volte e gli ultimi tre livelli. Dirigiamoci già... No, okay, dirigiamoci già, non c'ha. Nel mondo del deserto, con i suoi quattro livelli. Intanto picchiamo un po' Randall, vieni qua. Lurido, bastardo, muori, schifoso, stronzo. Mi hai fatto fare la gara in un episodio che è venuto fuori quasi 16 minuti, che pesa 900 mega, quello prima, che di sicuro ci ho messo un casino a caricarlo. Bene, allora, questo è il mondo ispirato a deserto e lo vedrete nel prossimo episodio con i primi due livelli. Quindi per questo quarto episodio è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, che sarà di Vega sicuramente. Ciao a tutti ragazzi!